Allora, computer in cui l'aggiornamento della 19.09 di Windows 10 fallisce, dando una schema dicendo che è SafeOS, errore SafeOS fatto in fase di boot. Ce ne sono un sacco su internet di queste problematiche qua. Naturalmente la Microsoft non ha idea di come risolvere, su internet sparano 10.000 cose e nessuno risolve un cazzo. Adesso io, questo è un tentativo, è la prima volta che lo faccio. Qua c'è il disco originale del cliente, duplicato su un altro disco. Non lavoro sull'originale perché non si sa mai. Bootstrappiamo, ho fatto l'installazione ed è fallita. Ora andiamo a fare il boot da una live. Allora, la situazione si verifica quando si passa da una versione di Windows vecchia, in genere, che ne so, dalla 16 alla 19.09, in questo caso qua abbiamo 19.09, praticamente vi accorgete che non funziona questo tipo di upgrade perché gli update si fermano 19.09, dicendo che c'è un upgrade critico che non viene applicato. Cos'è cambiato dalle versioni 16 alla 19.09? È cambiato qualcosa nel Secure Boot. Praticamente il Secure Boot, cioè il BIOS UEFI, vuole una chiave di Secure Boot e non è detto che sia generata nella maniera che Windows riesce a leggerla oppure nel modo corretto. Questo io non ho indagato troppo. Comunque, principalmente queste macchine qua hanno una partizione GPT, sono installati in UEFI naturalmente. E il Secure Boot non è abilitato. Oppure, se è abilitato, la chiave del Secure Boot non è leggibile da Windows. Quindi, i primi tentativi da fare è 1. Abilitare il Secure Boot. E selezionare una chiave standard. Se non funziona con la chiave standard e quindi non si riesce ad avere l'aggiornamento di Windows, il problema è legato al fatto che il BIOS che aveva generato probabilmente questa chiave standard oppure il BIOS della macchina, che ne so, magari un computer che nasceva con Windows 7 e poi come ultimo colpo di coda degli aggiornamenti BIOS gli hanno aggiunto un'opzione UEFI di boot e funziona in qualche maniera. Magari non ha neanche le opzioni di Secure Boot, è solo il boot UEFI da usare in Windows 7. Windows 7 ha la possibilità di usare UEFI Boot. Quindi il problema è qual è? Abbiamo le due installazioni di Windows. Una è quella standard, che è la chiamiamo la versione attuale A, che è quella che si trova nella cartella Windows, programmi, users. I folder principali. La seconda è quella generata dall'installer della versione 20.04 e successive, che si trova dentro la cartella, quella col dollaro in testa, comunque è settata come cartella new OS, quindi new OS, vi farò vedere nel filmato, in cui all'interno ci sono sempre queste cartelle qua, Windows, Program Files, Users. Dentro la cartella Users non c'è l'utente, manco utente. Quando viene generata questa cartella qua, New OS, il riavvio del sistema, cosa fa Windows? Al posto di far partire il sistema operativo, quindi dal boot UEFI, e lanciare questa installazione, fa invece una procedura di installazione che va sul nuovo sistema operativo e che copia, se funziona, tutti questi dati qua della nuova installazione già pronta al posto dell'installazione attuale. Quindi quella catena lì.
devi creare, allora, perché sì, devi creare due volte il nome della classe. Il nome della cartella. L'installazione attuale viene spostata a sua volta della cartella Windows Old per un eventuale ripristino, in cui mancheranno i dati dell'utente. Naturalmente della cartella Windows Old, ci saranno vuote le cartelle. E contemporaneamente i dati utente verranno trasferiti in questa. Non so in che sito, anche se vengono non copiati da questa o vengono trasferiti quella, non lo so. Il computer si riavvia, carica per un attimo New OS e va in errore. Va in errore e l'errore non è legato alla scheda video, ai virus, all'antivirus, al chip cleaner, al Revo installer, alle Glade Utilities, ai driver del modem non configurati, non è niente non ha niente a che fare con tutto questo. Il programma di installazione di Windows parte, fa il boot, viene il logo. Poi cerca di recuperare le chiavi del Secure Boot e non ci riesce. Non gli arrivano le chiavi del Secure Boot perché il BIOS non è in grado di fornirle o perché sono state generate errate da un vecchio BIOS, un prototipo, una versione vecchia. E allora cosa succede? Va in qualche schermata di errore, che non è visibile, viene schermo nero e basta, e fa un riavvio. Al riavvio non parte più di nuovo dalla nuova installazione che è la continuazione dell'installer, ma ritorna a fare l'avvio normale. Arriva il caricamento di Windows e ti apre quella bella schermata che dice che c'è un problema di SafeOS boot. Ve ne accorgete perché questo succede anche se provate a fare partire il sistema in modalità dal BIOS UEFI da 20.04 successive. Praticamente fa un attimino di caricamento, bam, si riavvia il sistema. Naturalmente nel BIOS dovete disabilitare CSM come boot o Legacy o Pixe. Questi sono sortoldi, deve essere UEFI, only UEFI, per vedere se il problema è legato alla chiave di Secure Boot. Perché se voi avete un sistema operativo Windows 10 installato in Legacy Mode, non vi compare il problema perché non vengono cercate le chiavi di Secure Boot. Lui riesce a far tutto alla vecchia maniera come faceva Windows 7. Ora vi faccio vedere comunque da questo bel casinamento qua che vi ho fatto, vi faccio vedere nella realtà come si va a risolvere. La prima cosa da fare è sicuramente aggiornare il BIOS. Tanto non fa male. Se è disponibile un BIOS, a parte in alcuni modelli HP, che l'ultimo BIOS manda in tilt UEFI, ma è un caso particolare dell'HP 655, per dirne uno. L'ultima versione del BIOS è un danno, non parte più il sistema in UEFI e devi fare un downgrade, e c'è un sacco di gente incazzata per questa cosa. Comunque, è l'unico caso forse. Comunque, aggiornare il BIOS, ultima versione, only UEFI, quindi nessun legacy, CSM e Pixel, niente. Poi Secure Boot, magari andare su standard in modo che generi una chiave standard di Secure Boot, o volendo potete anche far generare una custom key. Io consiglio di usarla standard naturalmente. A questo punto, una volta settato il Secure Boot, provate a bootstrappare con una chiavetta di installazione di Windows. Quindi dalla 20.04 alla 21H2, non importa, o Windows 11, e Windows 11. Se il sistema arriva alla schermata di installazione, non dovete fare niente, riavviate e il sistema è a posto. Vuol dire che adesso la procedura di update, anzi di upgrade, da 19.09 funzionerà. Al riavvio successivo riuscirà a fare il riavvio e quindi a fare lo swapping del new OS al posto di Windows, quello che avete. E a sua volta Windows finirà in Windows 8. E la procedura si concluderà. Se
Il problema è puramente del secure boot, è una cosa che non viene scritta da nessuna parte nelle risposte di Microsoft, nei tutorial, cioè si parla di driver, di file, di controllo di virus, di malware bytes, di finti programmi antivirus, di cose del genere. Il problema è il secure boot, solo il secure boot. Un vecchio BIOS che ha generato una chiave secure boot errata, comunque non leggibile, o non riesce a restituire al sistema la chiave secure boot perché non era stata implementata la funzione. Allora, questa è la struttura giusta, tu non devi creare cartella. Vediamo ad attivo 4. Sbagliato a scrivere. Ah, perché gli hai messo dinamica, io non sto usando, quindi non incremento. Ancora meglio. È come se avessi tutto corretto. Ah, se no fai la meglio. Da fastidio, ma no, il contatore non serve. Il contatore non serve. C'è una virgola di troppo. È adatto ancora un po' più di una. Sono i piatti sotto forse. Sette, non so.